Qualcuno dice che i poteri di Sai Baba gli sono stati dati e quindi molte persone corrono da lui. I poteri di Sai Baba sono tali che Baba stesso non può darli a nessun altro. Nessuno ha la capacità di prendere i poteri da Sai Baba, né l'abilità di poterli dare a qualcun altro. I poteri di Sai Baba non vengono dati in questo modo e voi non dovreste assolutamente correre dietro a tali dichiarazioni. Ognuno di voi ha un potere insito dentro, all'interno, e non è possibile dare un tale potere a un'altra persona, poiché in questo modo si permette alle menti deboli di correre dietro a persone e si permette alla propria mente debole di avere il sopravvento su di noi. Se iniziamo a correre da un posto all'altro, come si può avere forza mentale e controllo sulla nostra mente? Bisogna essere in grado di seguire un pensiero, un percorso. Non bisogna cercare il potere spirituale e andare in giro per il mondo a spendere un sacco di denaro. State nelle vostre case e sviluppate il potere personale da voi stessi. Non dovete correre qua e là per ottenere dei poteri. Dio non è esterno, Dio non è fuori di voi, Dio è dentro di voi. Voi non siete uomini, siete Dio stesso. Non siete una persona, ma siete tre. Quella che pensate di essere, ovvero l'aspetto fisico, quello che gli altri pensano che voi siate, ovvero l'aspetto mentale, e quello che siete veramente spiritualmente, ovvero Dio. Non seguite l'illusione che Dio sia da qualche parte e che voi dovete cercarlo. Dio è in voi. E quando sarete in grado di rendervene conto, quando sarete in grado di sviluppare il potere spirituale dentro di voi, allora vedrete Dio. Ma non dovete andare a cercarlo da nessun altro. Voi state seguendo la via del mondo. State seguendo il sentiero della coscienza mondana. Quando voi prenderete il sentiero della supercoscienza, otterrete la realizzazione e sarete in grado di vedere la verità. La prima cosa che dovete fare è sviluppare la fiducia in voi stessi. Sono queste persone che non hanno fiducia in se stesse che iniziano a vagare, a vacillare e a prendere vari percorsi diversi. Quando voi portate il vostro corpo in posti diversi e quando vagate senza meta, anche la mente va in posti diversi. La prima co da cosa da fare è di stabilizzare il vostro corpo fisico. Se il corpo si muove continuamente, anche la mente si muove. Se avete un contenitore pieno d'acqua, se il contenitore si muove continuamente, anche il contenuto si muoverà continuamente. Quindi in questo contesto non dovremmo continuare a muovere il nostro corpo e le nostre membra in una maniera senza scopo. Questa è una parte essenziale della pratica della meditazione. Dovete stare tranquilli e il corpo deve radicarsi in questa costante. Secondo voi, perché chiediamo alle persone di sedersi dritte e di sedere in silenzio in meditazione?
perché quando il corpo è dritto e silenzioso, anche la mente diventa stabile e silenziosa. Se non riuscite a controllare il vostro corpo, come potete controllare la vostra mente? La prima cosa da fare è controllare il vostro corpo e i vostri arti e anche i vostri organi in modo costante. Il fatto che la mente vaga è dovuto al continuo movimento errante del corpo fisico. Quindi la prima cosa che dovete fare è abbandonare questo continuo movimento sbagliato del corpo fisico. Molte persone pensano che la concentrazione sia la stessa cosa della meditazione, ma non esiste tale connessione tra concentrazione e meditazione. La concentrazione è qualcosa che accade sotto i vostri sensi, mentre la meditazione è qualcosa che è al di sopra dei vostri sensi. Ma molti pensano e sono impressionati dal fatto che pensano che la concentrazione sia identica alla meditazione e quindi in questo modo sbagliano sentiero. La concentrazione è qualcosa che si usa involontariamente nella nostra vita quotidiana, nella nostra routine, come guardare la polvere e leggere il giornale. I miei occhi stanno guardando le lettere, la mia mano sta tenendo il giornale. La mia intelligenza ora sta pensando, anche la mente sta pensando. Così, quando gli occhi stanno facendo il loro lavoro, la mano sta facendo il suo lavoro. Quando l'intelligenza sta facendo il suo lavoro, anche la mente sta facendo il suo lavoro. Quindi sono in grado di ottenere il contenuto, di realizzare ciò che nel giornale è scritto. Significa che se io voglio arrivare alla questione, a ciò che è contenuto nel giornale, tutti questi sensi si concentrano e si coordinano e cercano di comprendere ad arrivare al contenuto del giornale. Ma non solo questo, se si vuole guidare una macchina, a meno che non si abbia concentrazione, non si può guidare una macchina. Per guidare un'auto bisogna concentrarsi. Tutta la routine, come il camminare, il parlare, leggere, scrivere, mangiare, tutte queste cose, che facciamo sono il risultato della concentrazione. Quindi la concentrazione in questo caso è parte integrante del nostro vivere quotidiano. Quindi, co cosa facciamo per ottenere concentrazione? Quello che dobbiamo praticare è qualcosa che è al di là di questi sensi normali. Dobbiamo elevarci al di sotto dei sensi, questo è lo stato di concentrazione. E dobbiamo elevarci al di sotto dei sensi, cioè la posizione centrale chiamata contemplazione. E da lì possiamo elevarci sopra i sensi per poter arrivare alla meditazione. Tra concentrazione e meditazione vi è un'area di confine che copre entrambi e quella è l'area della contemplazione. In quest'area di contemplazione noi ci liberiamo dagli attaccamenti terreni. Nel momento in cui noi ci stacchiamo dagli attaccamenti mondani, entreremo nella regione della contemplazione. Nel momento in cui vi siete completamente distaccati dai vostri attaccamenti, irromperete in quest'area di contemplazione e vi addentrerete nell'area della meditazione. Per prima cosa dovete sviluppare la fiducia in voi stessi. Questi passaggi possono anche essere descritti in questo modo.
partendo dalla fiducia in se stessi e quindi con lo sforzo e il sacrificio di sé. E l'ultimo passo è l'autorealizzazione. Il passo finale dell'autorealizzazione dipende in primo luogo dall'avere la fiducia in se stessi. E quindi è necessario sviluppare come primo passo la fiducia in se stessi. Se non si sviluppa la fiducia in se stessi e se per tutto il tempo si parla dei poteri con qualcun altro e del modo in cui si potrebbero acquisire, in questo modo ci si sposta e si viaggia sempre, si dipende dal potere di qualcun altro. La pace e la beatitudine sono dentro di voi, non sono qualcosa di esterno a voi. Potreste pensare di andare sull'Himalaya per avere la pace. Sì, il vostro corpo può andare sull'Himalaya per ottenere la pace, ma la vostra mente verrà lasciata in città. Come potete ottenere la pace in questo modo? Avete portato il vostro corpo in India, ma se avete ancora le stesse abitudini mentali che avete in America? Qual è l'utilità di portare il corpo in India? Il corpo non è la cosa essenziale. La trasformazione dovrebbe venire nella mente, il cambiamento dovrebbe venire nella vostra mente. Molte persone raccolgono molte informazioni, prendono molte informazioni, ma non le utilizzano apportando una trasformazione in se stessi. L'informazione è inutile, ma la trasformazione è importante. Voi potete continuare a menzionare moltissimi nomi di cibi, ma avete intenzione di alleviare la vostra fame in questo modo? Per poter alleviare la fame dovete mangiare, ma anche se effettivamente mangiate una cosa sola, non riuscirete ad alleviare la fame. Quindi, invece di dire tante cose e dare e ricevere informazioni, come se foste un libro, dovreste essere in grado di mettere in pratica una delle cose che dite e di cui parlate. Questo sarà utile.